Il comune di Ceranesi ha ospitato questo City Camps qui alla scuola della Gaiazza. Sì, noi abbiamo ricevuto la richiesta da parte dell'Istituto Comprensivo di Campomorone Ceranesi all'inizio della primavera per sapere appunto se eravamo intenzionati ad aiutare, ad ospitare questo campus. La nostra risposta è stata assolutamente positiva, come quella del comune di Campomorone peraltro, e quindi poi niente, è stata scelta questa sede per particolari esigenze di spazi e di locali. E, insomma, per noi è, diciamo, una nostra soddisfazione che appunto un pezzettino d'Inghilterra sia arrivato anche qua alla Gaiazza. La risposta delle famiglie, come abbiamo visto, è stata molto positiva e speriamo che un altro anno, insomma, riescano ad organizzarlo nuovamente, a coinvolgere sempre altri bambini. È un'esperienza alla quale noi teniamo che, insomma, noi teniamo che sia stata fatta perché permette anche un po' a questi bambini di relazionarsi con persone, anche se più grandi di loro, però con culture diverse, con persone che vivono banalmente da un'altra parte, e quindi imparare anche un po' a conoscere ciò che sta al di fuori dei nostri confini. Abbiamo conosciuto anche gli helpers, quindi questi ragazzi italiani che aiutano i tutors inglesi, e penso che anche per loro sia un'esperienza assolutamente positiva. Potranno nascere delle amicizie, delle relazioni che poi potranno andare avanti anche al di fuori di questa esperienza. Tantissimi bambini di Ceranesi, ma anche di Campomorone, alcuni che vengono anche da fuori e sono anche bambini piccoli. Sì, il campus era indirizzato ai bambini delle scuole elementari, compresi quelli che hanno finito l'ultimo anno della materna, quindi quelli che adesso a settembre cominceranno la prima elementare. Una bella risposta anche appunto da parte di questi piccini che si avvicinano proprio per la primissima volta all'inglese in una maniera che sicuramente glielo renderà piacevole e divertente.